Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione realizzata dalla redazione di Italia 7 che cura le attività del Consiglio regionale della Toscana. Consiglio regionale della Toscana che questa settimana si è aperto con una seduta solenne dedicata al giorno della memoria che, come sapete, ricorre il 27 di gennaio. Tra i relatori Ugo Kaffaz, ideatore e promotore del Treno della Memoria che quest'anno non si è potuto tenere per via della pandemia. Andiamo a vedere. Mercoledì 27 gennaio, con l'intervento del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, si è aperta la seduta solenne del Consiglio nel giorno della memoria. L'appuntamento ha visto la relazione di Ugo Kaffaz, l'ideatore e promotore del Treno della Memoria, iniziativa che negli anni dispari portava centinaia di giovani toscani a ripercorrere il tragitto dei vagoni della morte, da Firenze ai campi di concentramento. Iniziativa che a causa dell'emergenza Covid non si è tenuta quest'anno, almeno non nelle forme tradizionali, bensì in forme diverse, virtuali, e che si spera possa riprendere a fine pandemia. Io spero l'anno prossimo, perché quest'anno abbiamo fatto un mix, va bene, fra Treno e Mandela, cioè, che è stata un'esperienza anche importante, interessante, però aspettare 2 anni ancora per fare il treno, francamente, mi dispiacerebbe. Ci tengo a dire che non facciamo solo il treno, se no mi viene anche in mente qualche battuta. Però ecco, al centro c'è questa esperienza e quindi io spero. Costa, non è che non costi. Però, insomma, sono convinto che sarebbe molto opportuno farlo, sempre Covid permettendo, ovviamente, però sarebbe una buona notizia, vuol dire che Covid è finito, o perlomeno non è più un pericolo. In aula anche l'intervento del professor Giovanni Gozzini, che ha raccontato all'Assemblea regionale un episodio assunto alle cronache storiche di recente e risalente alla Germania nazista. È una storia che abbiamo saputo da poco, relativamente poco, perché sono 1600 ebrei nascosti da altrettante famiglie tedesche nel cuore del Terzo Reich, cioè dentro la città di Berlino. Loro si chiamavano U-Boot, scherzosamente, gli U-Boot erano i sommergibili della Marina Militare tedesca, indicava il loro stare nascosti, sommersi, per non essere catturati. Sono la minima parte della comunità ebraica di Berlino, era 160.000 persone, quindi lo 0,1%, però ci dimostra una cosa, è fondamentale trasmettere ai ragazzi, e cioè che anche sotto il regime totalitario più sanguinario e oppressivo, anche nel cuore stesso di quel regime, cioè nella sua città capitale, a poche centinaia di metri dalla cancelleria del Führer di Hitler, era possibile comportarsi in maniera diversa. Si può sempre scegliere di non arrendersi al regime. I consiglieri hanno apportato la loro riflessione alla ricorrenza, attualizzando il messaggio di una memoria che da passato deve tradursi in futuro. Qualche giorno fa, nella mia città ad Arezzo, mentre era in corso da parte di un giornalista, Marco Botti, una conferenza proprio per ricordare i fatti della Shoah e ricordare la giornata della memoria degli hacker fascisti, sono entrati e hanno cercato di infangare e di violentare questo ricordo. E io proprio ieri sono andato nel mio comune a firmare la proposta di legge d'iniziativa popolare promossa dal sindaco di Stazzema, altro luogo della nostra memoria scolpita, una delle più grandi stragi che sono avvenute nel paese e che sono avvenute in Toscana, per colpire duramente quelli che fanno apologia del fascismo, quelli che promuovono una ideologia che è stata ovviamente al servizio e a fianco del nazismo. È una giornata estremamente importante e vorrei riportare questa giornata al valore storico che ha avuto negli uomini della città di Livorno, cittadini italiani, ebrei, che nella storia, a partire dalle leggi livornine in poi, all'Ottocento, quando a Livorno abitavano circa 6.500 cittadini italiani ebrei, e più avanti si è arrivati alla consapevolezza che il pregiudizio andava superato.
siamo arrivati ad avere uomini come Eliot Hoff. È importante, nonostante il Covid, non fermarsi mai di dimenticare quello che è stato un crimine contro l'umanità. Il 27 gennaio è una data importante. Io ho avuto modo di dire che abbiamo il dovere della memoria. Ognuno di noi è chiamato a fermarsi, anche soltanto fosse un minuto, fosse soltanto una seduta. In questa giornata dobbiamo avere il dovere di fermarsi, di percorrere quello che è successo per non dimenticare, e l'invito è che questo possa essere fatto in maniera diffusa, perché deve essere una luce all'interno delle coscienze di tutti i cittadini, in particolar modo dei toscani e soprattutto dei giovani, e questo lo stiamo facendo con questo consiglio, cercando di ricordare quello che è avvenuto, non dimenticando quanto è successo e soprattutto portando memoria a tantissime vittime innocenti. Noi adesso abbiamo l'onere e l'onore di portare quella testimonianza che è innanzitutto memoria, ma non memoria fine a se stessa, memoria che deve essere poi rielaborata anche nel nostro quotidiano, perché ci insegna a riconoscere quei segnali che ci fanno capire che quel tempo può ritornare, perché nessuna libertà, nessun diritto si può dire acquisito per sempre. Ecco cosa ci insegnano questi giorni, ecco cosa ci insegnano i testimoni, soprattutto riportarlo nella modernità di oggi, quando i social, i media, la comunicazione è potentissima, e sappiamo bene la comunicazione quanto ha significato nel spargere l'ideologia che sì, noi chiamiamo nazista, ma che, come ci hanno ricordato oggi il professor Gozzini e Ugo Caffaz, ha macchiato inesorabilmente anche la storia italiana di quei decenni. L'importanza è quella di fare in modo che le pagine di storia, anche quelle più buie, non vengano dimenticate. Con anche le pagine più buie si faccia sempre un confronto, ci sia. Noi siamo forse le ultime generazioni che hanno la fortuna di poter ascoltare chi quelle pagine, le pagine buie del Novecento, le ha vissute in prima persona. Chi verrà dopo di noi non avrà più la testimonianza diretta di chi ha vissuto quelle immani tragedie, e quindi starà a noi dopo fare da testimoni, fare da collante tra quello che oggi ascoltiamo, abbiamo ascoltato in passato, da chi ha vissuto sulla propria pelle quelle tragedie, e chi invece, i più giovani, i bambini, coloro che un domani rappresenteranno il futuro della nostra nazione, dovranno ascoltare da noi che siamo i testimoni. E per non dimenticare, in Consiglio regionale è stata consegnata una targa a Basilio Pompei, che è stata ritirata dal figlio Giuliano. Basilio Pompei, 103 anni di Pontassieve, che è stato deportato dal Terzo Reich in un campo di prigionia polacco e che tra l'altro è stato una delle persone più anziane in Toscana a ricevere il vaccino. Deportato dal Terzo Reich in un campo di prigionia polacco, oggi è tra i più anziani ad aver ricevuto il vaccino in Toscana. Basilio Pompei, 103 anni, di Pontassieve, nel Fiorentino, ha ricevuto su proposta dell'ufficio di presidenza una targa in consiglio regionale. Per lui l'ha ritirata il figlio Giuliano, direttamente dalle mani del presidente Antonio Mazzeo. Un messaggio a tutte le cittadine e i cittadini della Toscana. Che quello che è successo in entrambe le sue sfaccettature a Basilio nella sua vita, penso al fatto che sia stato deportato. Basilio era un militare. Noi di solito abbiamo e facciamo iniziative soprattutto per ex partigiani o partigiani. Il segnale che abbiamo voluto dare è ricordare un altro pezzo di quelle terribili atrocità. Erano circa 650.000 i militari deportati, e Basilio in queste settimane, nel momento in cui aveva ricevuto a 103 anni la prima vaccinazione, mi diceva Giuliano che ieri ha ricevuto anche il richiamo del vaccino, ha subito terribili, vergognosi attacchi sui social, attacchi relativi al fatto che mettevamo a disposizione il vaccino ad un uomo di 103 anni. Io penso che il diritto alla salute sia un diritto inalienabile, sia per chi ha un giorno, sia per chi ha 103 anni. Io sono orgoglioso della scelta della Regione Toscana di partire dalle persone più fragili, dalle persone che soffrono di più, e questo è un segnale
di attenzione e di testimonianza che come Consiglio regionale abbiamo voluto dare. Nella sua vita Basilio Di Odio ne ha visto tanto, scelse di non arruolarsi nelle fila dell'esercito tedesco e una volta firmato l'armistizio fu deportato in Polonia. La sua esperienza di vita è diventata poi una testimonianza destinata ai più giovani e agli studenti. Oggi, alla veneranda età di 103 anni, ha dovuto subire però anche l'attacco violento degli odiatori da tastiera, i cosiddetti haters. La causa? Aver ricevuto la dose di vaccino contro il coronavirus. Ho letto la notizia, come penso moltissimi, e dal mio punto di vista la giornata della memoria acquista valenza se quella memoria la concretizziamo e gli diamo un valore di attualità. Questo è il punto da cui partire, perché anche se mi sono informato della vita di Basilio, e Basilio, pur lontano dall'impegno politico, in tutta la sua vita ha portato la sua testimonianza alle scuole. Questo è importante, un collegamento. Così come si può definire nazismo, una nuova forma di nazismo, distinguere chi può fare o meno il vaccino rispetto all'età. Questo è nazismo che va combattuto e la Regione Toscana deve dare dei segnali. Mi disse: guarda Giuliano, che il vaccino, le vaccinazioni non le ho stabilite io, ma il Ministero della Sanità. E quindi dice: io sono qui nell'RSA e dato che ci è stato dato la precedenza, io il vaccino me lo faccio, te cosa ne pensi? E io dissi: vabbè, se me lo potessi fare me lo farei anch'io, aspetterò il mio turno, però fatelo con tranquillità e fai bene a farlo. Poi ci sono state tutte queste contestazioni sui social, perché lui era una persona non anziana ma vecchia, perché a 103 anni finiti si può definire una persona vecchia. E ho risentito lui e gli ho detto: babbo, ma c'è stato delle contestazioni perché insomma comincia ad avere un po' l'età in avanti, la carta d'identità è alta. Cosa dici? Ma dice: lo sai Giuliano cosa devi dire a chi te lo chiede? Dico: ma dimmelo babbo, digli che la mamma dei cretini è sempre incinta. E io questo lo riferisco perché è il solito pensiero che ho io. In Consiglio regionale è arrivata anche la questione del ritardo dei vaccini, in primis quella di Pfizer. Ora sappiamo che sono anche altre case farmaceutiche che stanno fornendo in ritardo le dosi. In particolare è arrivata una mozione presentata del Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che è stata approvata all'unanimità dall'Aula. Questa mozione ovviamente ha come obiettivo valutare la concreta possibilità di intraprendere un'azione legale. La Giunta regionale della Toscana dovrà valutare la concreta possibilità di intraprendere un'azione legale condivisa con altre regioni e il governo nei confronti della casa farmaceutica Pfizer-BioNTech in merito ai ritardi alle forniture delle dosi di vaccino previste dagli accordi in sede comunitaria. Lo chiede una mozione presentata dal Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, e approvata all'unanimità dall'Aula durante l'ultima seduta del Consiglio. I patti vanno rispettati, quindi l'impegno che noi oggi abbiamo preso come Consiglio regionale è quello di essere attenti al tema, di spingere il governo affinché parta questa azione legale, per fare in modo, non perché vogliamo metterci contro chi produce, ha fatto uno sforzo enorme per trovare il vaccino, ma perché vogliamo dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, garantirgli il diritto alla salute. Il testo chiede di continuare a monitorare l'organizzazione inerente alla fornitura delle dosi di vaccino per i cittadini toscani e attivarsi qualora si registrassero ritardi rispetto agli accordi stipulati in sede europea. La mozione è stata sottoscritta da tutti i capogruppo dell'arco consiliare. Il comportamento di questa azienda è veramente un comportamento grave che rischia di penalizzare quello che è il bene primario dei cittadini e anche dei toscani, ovviamente, vale a dire la salute. Quindi l'auspicio e il sollecito che rivolgiamo è che si faccia tutto in tutte le sedi affinché Pfizer riprenda la fornitura dei vaccini così come si era impegnata a fare ed eventualmente abbia quelle penalità, se sono previste e possibili da applicare, che si merita. È una mozione condivisa, sottoscritta anche da me insieme al Presidente,
È una mozione che chiede di fare luce, fare massima attenzione e velocità, che chiede rispetto per gli impegni presi con la nostra regione. Bene la notizia di oggi dell'arrivo di 29.000 dosi e bene che vengano mantenuti gli impegni. Serve essere tempestivi, essere puntuali, rispettare i tempi della fase 1 e serve anteporre alcune esigenze particolari, in primis quello degli insegnanti, che è una categoria che noi vorremmo vaccinare quanto prima insieme al personale sanitario. La sosteniamo, la firmeremo, però facciamo una proposta ulteriore che secondo noi è ancora più importante. Utilizzare l'articolo 31 di un trattato internazionale, l'acronimo si chiama TRIPS, che permette l'utilizzo della licenza obbligatoria, cioè la possibilità di produrre vaccini ma anche farmaci in casi di emergenze eccezionali da parte di aziende che non sono quelle produttrici, in questo caso la Pfizer. Allora io mi rivolgo ai sovranisti, ma anche a quelli che si dichiarano di sinistra. Questo è il momento di fare una scelta forza. Facciamo produrre il vaccino alle nostre aziende utilizzando questa possibilità della licenza obbligatoria, quindi in pratica rompendo un po' con le regole. Del resto è stata Pfizer a rompere gli accordi che già erano molto pesanti per il governo, contrattuali nei nostri confronti, rischiando di creare un problema veramente serio per quanto riguarda quell'immunità di gregge che si allontana. Non ci bastano le giustificazioni, per questo chiederemo, abbiamo ottenuto che la Regione Toscana si costituisca parte civile nei confronti di una impresa, di una multinazionale privata che aveva sottoscritto un contratto e che quel contratto deve mantenere, perché ne va del piano vaccinale, quindi si vaccinerà più in ritardo, ne va anche della ripresa economica, perché più tardi si vaccinano le persone, più tardi arriverà la ripresa economica. Per questo noi siamo grati al Presidente del Consiglio regionale Mazzeo di aver portato in Consiglio regionale una nostra proposta e siamo stati i primi a chiederlo. Il portavoce dell'opposizione Marco Landi ha poi avanzato una mozione che chiedeva al Governo della Regione di anticipare le vaccinazioni per i disabili. Dai banchi della Giunta è stata ritenuta la proposta come una deroga non applicabile al calendario stipulato a livello nazionale. Totalmente insoddisfatti di questa situazione e non possiamo far altro che prenderne atto e purtroppo i disabili e coloro che se ne prendono cura saranno vaccinati nella seconda fascia, così come era stato previsto inizialmente dalla conferenza Stato-Regioni. Da Toscana Parlamento è tutto, gli aggiornamenti dell'Aula del Consiglio regionale tornano alla prossima puntata.